No, non è scoppiato, abbiamo mai fatto lato, stiamo passando la proprietà. Abbiamo questo parcheggio qui dietro, che in mezzo al parcheggio passa un fusto di terreno che non è nostro. Abbiamo il cimitero che abbiamo fatto un parcheggio che non è nostro. Adesso ci costa l'ira di Dio quella andare a sistemare quelle situazioni, perché il signor Palozzo dice, no, adesso io voglio un concambio. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Voglio fare le case. E lui dice, io sono il mio Dio diritto, e ha ragione lui. Allora, siccome queste situazioni qui non le abbiamo create noi, neanche voi, soltanto qualche consigliere che è qui da molti anni, ma sono cose vecchie che vanno sistemate, noi riteniamo che dobbiate essere voi a sistemarla e non coinvolgere noi in responsabilità che proprio non ci competono per noi. Altro consigliere, la parola a noi l'assessore, consigliere Dario, della replica, sì, no, volevo solamente chiedere, visto la certezza del pericolo di chi in sei eredi, hanno sottoscritto una rinuncia, che c'è un atto notarile dell'avvocato dove gli eredi dicono, va bene, il nostro figlio ha voluto così, noi rinunciamo, c'è un atto degli eredi o c'è solo la dichiarazione che lui lascia l'appartenenza comune? Grazie consigliere, chi chiede l'intervento di replica? Prego consigliere. Grazie presidente, no, innanzitutto ripeto, ricordo l'occasione per essere stata fraintesa, per porsi le scuse valide, non vorrei che fosse diventato suscettibile dopo quello che gli ha detto magari il suo collega della Lega. Fa due minuti di rispondo. Se non si può fare, no, prendo atto che è meglio non farlo, per carità. Detto questo, non è che io ho detto, mi sembra di aver esplicitato abbastanza bene nel mio intervento, cioè che non è una partita che è tutta liscia come ci sono delle luci e delle opere, però c'è una legge. Eventualmente, è stato ricordato, si può inventare la causa per l'usucapione più lunga, certo, però in questo momento noi ci affidiamo a quello che è una legge. Poi se c'è responsabilità, chi amministra, chi governa, chi ha vinto le elezioni, non c'è dubbio che se le deve assumere. Quindi è quello che noi, capisco il suo intervento, ma è quello che noi dobbiamo fare. L'importante è che non ci sia dopo quello che eventualmente si va a fare. Noi, ripeto, non facciamo altro che, come ho detto, rendere, cioè attivare, renderlo, dare disposizione di quello che è stato un testamento, un lascito, come l'ha chiamato prima. Poi ci sono tutte le incognite che abbiamo detto e abbiamo sviscerato, non c'è dubbio. Quindi, e rispetto alla domanda che ha fatto lei, non sono in grado di rispondere, nel senso che nella commissione non sono stati prodotti documenti, però chi si è occupato di questa causa poi magari può rispondere meglio di me. Grazie. La parola all'assessore. Innanzitutto ti inviterei a leggere approfonditamente il testo della delibera, perché i passaggi e come è stata scritta spiega precisamente e puntualmente tutte le varie questioni. Dico questo perché secondo me il Fegali in alcune tue considerazioni sia stato molto molto approssimativo. Lo diceva Vanni poco fa, noi siamo entrati in possesso, c'è stata una dichiarazione di Carrara dell'88, pochi mesi dopo c'è stata il riconoscimento dell'infermità, passata in termini mentali, insomma, di non poter intervenire, di non poter procedere con l'atto. Dico questo perché per una serie di strane e di cui ho sfortunate coincidenze non si è mai arrivato all'atto, perché nel momento che è stata chiesta tutta la fase dell'interdizione, nel frattempo il Carrara è morto. Noi ci muoviamo nell'interesse pubblico. E a fronte della nuova legge, la 133, è giusto che questo comune, in base a tutti i trascorsi, in base a tutti i fatti accaduti, come dicevo anche Vanni, deve procedere con la prescrizione dell'atto per entrare in possesso di questo comunicato. E tutto qui l'oggetto della delibera. Perché tutto il resto sono considerazioni, sono diciamo coloriture che mi sento di poter chiamare in quella maniera, perché sto pensando, allora potremmo anche dire che i parenti si sono
volte rapportati con le precedenti amministrazioni, riconoscendo l'impegno sia negli atti che nelle volontà del defunto, perché tutto sommato ha avuto una sistemazione nella casa protetta, penso abbia vissuto gli ultimi anni della sua vita nella maniera più adeguata, penso anche che il Comune si sia sempre comportato in maniera diligente nella tenuta e nella gestione del trattamento in questione. E il fatto che siano trascorsi termini per procedere diversamente nella successione non è un fatto da poco, perché la legge prevede 10 anni sono scaduti, quindi se si volevano vantare di credito dei diritti su tale edificio avrebbero scritto, si sarebbero presentati in precedenza a questo atto. Quindi mi pare di poter dire che noi ci siamo mossi nel completo interesse pubblico, poi il sindaco farà le sue considerazioni politiche, però mi pare che tecnicamente chi ha costruito la delibera, sto pensando in questo momento al responsabile del settore patrimonio che poi trascriverà l'atto, la determina, poi guardate bene, in commissione mi sono sentito dire anche sulla responsabilità dei consiglieri che approvano atti di questo termine, tenete conto che l'atto di proprietà, cioè l'atto con cui diverremo proprietari che verrà prescritto alla conservatoria, è la determina licenziale del settore patrimonio. Grazie, assessore. La parola al sindaco Prego. No, per rispondere all'assessore, quando dice che sono stato molto approssimativo, io penso che deve essere approssimativo, perché sono una cosa un dato di fatto. Se il notaio è andato, si è recato a Montescuto nel 1989, l'anno dopo. Poi, quindi cos'è vanno in mano? Quindi il notaio si è ricordato di fare il prodotto, quindi di fare l'atto. Allora, un testo di carta. Allora io ho solo detto, io personalmente, privato, vado a soffrire di un bene che non sono sicuro se sarà mio o che è mio. È stato un atto, due scritti, sì, lì, il notaio non me l'ha certificato. E io sono andato avanti così. Secondo me un comune non deve comportarsi in questa maniera. Non deve. Tu mi dici che io sono stato per poco, ma così ma io ti dico cosa. Cioè tu prendi un atto, un trattamento che non è tuo, perché un signore del fa, prendilo, guarda, ti scrivo due righe, però il notaio non lo va a certificare, non lo va a visitare. Non so, io questo ho detto, non mi sembra di essere così ma io ho detto un dato di fatto. Comune non deve agire in questa maniera. La parola al sindaco per le conclusioni.